Siamo collegate con la nostra ospite, do il buon pomeriggio e la ringrazio per aver accettato il nostro invito a Daniela Rambaldi. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, Daniela è stata una bambina particolarmente fortunata da questo punto di vista perché ti credo abbia, lo dicevo prima in apertura, comunque colpito al cuore tutti i bimbi che sono nati alla fine degli anni 70, insomma, e anche dopo, perché poi appunto in realtà poi E.T. è un film che continua ad essere visto e rivisto, però Daniela da bambina l'ha vissuto da dietro le quinte e com'è stato scoprire questo personaggio? Beh, io sono stata forse la prima a vedere la nascita, di E.T., ma semplicemente perché leggendo la sceneggiatura mio padre aveva visto che era una favola, un film per famiglie, quindi era un extraterrestre che interagiva con dei bambini. E chi meglio di me, che all'epoca avevo l'età dei protagonisti, a cui chiedere un primo parere se le caratteristiche di questo alieno potevano appunto essere positive o negative. Quindi ho visto il primo schizzo, ho visto la prima scultura in creta alta circa 25-30 centimetri e quando me la fece vedere appunto dissi: papà, è bruttino, però mi è simpatico. E questa parola fu il semaforo verde che ha dato poi il via all'ok anche di Spielberg. Eh sì, infatti stavamo leggendo prima un po' quello che è stata tutta la costruzione di questo personaggio. I provini sono iniziati per il film ad aprile, insomma fino ad agosto sono andati avanti, ma già da gennaio appunto Carlo Rambaldi aveva lavorato a un prototipo che poi aveva avuto diverse dimensioni e negli anni E.T. è rimasto uguale, nel senso che alla fine quel corpo, quegli occhi, quella struttura, non hanno tempo, no? Sono proprio Sì, è entrati, diventato no? un classico, direi che è diventato un film classico, Quando quindi l'hai visto sullo schermo, che effetto ti ha fatto, visto che tu l'avevi conosciuto, insomma, come inanimato? Eri forse abituata anche perché papà faceva questo tipo di mestiere, però vedere il personaggio di E.T. poi nel film, com'è stato? Beh, è stato assolutamente bellissimo, ho pianto come tutta la platea quel giorno. Alla prima del film, che era l'11 giugno dell'82, Eh sì. e quindi assolutamente sì. Guardando il film si perdeva la percezione che fosse un artefatto, che fosse un effetto speciale, Ci si quindi si è credeva. amalgamato, esatto, si è amalgamato perfettamente con gli altri attori. Eh sì, esatto, ci si credeva, quando lo vedevi non potevi pensare che non fosse così, bravissimi anche gli attori naturalmente, il cast che era stato in grado proprio di interagire anche con questo personaggio, merito naturalmente di Spielberg che in questo era ed è veramente molto molto bravo. Quali sono i ricordi fuori scena anche magari di tuo papà legati a questo film, detti l'extraterrestre? Ma guarda, la cosa che ricordo sempre con tanta tenerezza è il fatto che mio padre la sera raccontava a casa gli accaduti sul set durante il giorno. E trovava simpatico che l'attrice più piccolina, appunto Drew Barrymore, che all'epoca aveva 6 anni, non aveva nessuna consapevolezza che non fosse vero, tant'è che Ecco, lei vedi. interagiva, con lui proprio come un attore vero. E quando il pomeriggio era ora di fare i compiti o la merenda, lei lo coinvolgeva, e Spielberg, proprio per conservare questa sua naturalezza nell'essere attrice, diciamo, durante le pause aveva chiesto a due operatori di stare accanto ad E.T. e se lei si avvicinava all'E.T., loro dovevano muovere leve affinché potessero interagire. Quindi lei faceva le domande a E.T. oppure lo imboccava e gli operatori lo muovevano, così lei capiva che, insomma, cioè, continuava a credere in realtà che era un attore vero anche lui.
Era utile anche questo, no? Per lo Sì, scopo, naturalmente, quindi certo. questo tornava a essere utile. La scena tra le scene più iconiche in assoluto, a proposito di questa, diciamo, cosa che ci hai appena raccontato, senz'altro è quando lei veste T con la parrucca, il cappello, il vestito. Quella è una Esatto. scena veramente esilarante, devo dire, Sì, vero, vero. del film. A me metteva paura, T. Io perlomeno, Davvero? sì, io mi ricordo che avevo 4 anni quando uscì T.E.T. e a me metteva paura all'inizio. Poi invece, forse quando sono diventata un po' più grande, invece l'ho molto amato e apprezzato. Però lì per lì questo mostro era comunque Guarda, un... allora, ecco, ti confesso che anche mio figlio, non riusciva ad andare oltre la seconda scena, aveva Ecco, paura anche lui. lo Fino vedi? Ha all'età di 8 anni non siamo riusciti a farglielo vedere, pur spiegandogli: guarda che è finto, guarda fatto. che ce l'abbiamo qui in casa, vedi che ci sono i cavi, niente, non c'è stato nulla da fare. Poi dagli 8 anni in poi l'ha amato anche lui, quindi ti capisco. Forse, però vedi, forse allora si vede che è un personaggio che si capisce quando si è un po' più grandicelli, perché forse quando si è sotto i 6-7 anni è un po' complicato da percepire, no? Lo percepisci come Ma qualcosa... certo, ma d'altronde anche come nella vita reale, no? Noi abbiamo paura di ciò che non si conosce o di ciò che ci Esatto. sembra diverso. Poi pian piano, conoscendo e capendo veramente la natura di una persona o di qualcosa, poi ci affezioniamo. Quando è stato creato E.T. e quando poi è uscito il film, tuo papà si era reso conto che aveva fatto un personaggio che sarebbe rimasto nella storia. Ce Ma diciamo l'ha avuta che questa sì, percezione? sì, all'inizio nessuno in realtà sapeva che tipo di effetto avrebbe avuto sul pubblico sia il film che il personaggio. Si sono comunque resi conto subito, dalle prime settimane, dall'uscita del film, che era un qualcosa di veramente molto speciale, questo sì. Tra l'altro, ricordiamolo, premio Oscar, migliore colonna sonora, migliori effetti speciali, e quindi ha vinto un Oscar, e miglior Certo, questo sonoro, è stato il e... suo. Sì, questo è stato il suo terzo Oscar oltretutto, quindi diciamo che in 6 anni vincere 3 premi Oscar, insomma, è stata una bella soddisfazione per lui. Eh sì, aveva già vinto per King Kong e per Alien, no? Sì, Sempre esattamente. effetti speciali, quindi insomma 3 Oscar a casa, è tanta roba, soprattutto per un Sì, italiano. Come si assolutamente. fa a convivere con questo? Dentro casa vostra come vivevate, come vivete tuttora? Quanto vi ha in qualche modo condizionato, no? La vita nel bene e nel male, una Ma presenza così sì. importante e soprattutto la possibilità di accedere anche ad una realtà alterata, lo possiamo dire, perché poi quando si tratta di effetti speciali, naturalmente voi avete vissuto in maniera costante, convivendo con alieni, King Kong e Sì, beh, T. per noi è stata la normalità, noi non conoscevamo un altro papà con un altro mestiere, quindi il mestiere di mio padre per noi era normale, fino a quando, per me personalmente, fino a quando non è iniziata la scuola, l'età scolare, no? Che allora si iniziavano a fare i dettati sul mestiere dei genitori e io arrivavo al mestiere di mio papà e mi bloccavo perché non sapevo come in realtà descriverlo. Un papà che fa mostri, un papà che fa giocattoli, un papà che cosa faceva? Descrivere all'età di 7-8 anni il mestiere di effettista speciale era un po' complicato. Comunque abbiamo fatto una vita normalissima, lontani comunque dai riflettori perché mio padre era molto timido, riservato e schivo e quindi diciamo che dopo che è nata la fondazione nel 2014 abbiamo preso più consapevolezza del peso di questo nome, ma altrimenti abbiamo fatto una vita normalissima.
Normalissima, ma insomma anche penso divertente stare sui set cinematografici e non penso che sia stato così Beh, non noioso, ci siamo, no? esatto, non ci siamo mai annoiati, questo sì. Vi siete resi conto che sono passati 40 anni e quindi questo è un anniversario importante. Sono 10 anni che papà non c'è più e sono 40 anni invece che E.T. Continua insomma ad essere protagonista indiscusso veramente tra i film più seguiti e più amati da tutti e ormai per sempre. Non so adesso all'interno della classifica generale dei film più visti, ma veramente penso che E.T. sia uno dei film in assoluto più riusciti della storia del cinema. E come festeggiamo E.T.? Nel senso, tu hai fatto una fondazione, quella Carlo Rambaldi, naturalmente, e insieme a Cineteca Milano, quest'anno avete immaginato una celebrazione particolare per quello che riguarda una mostra che si terrà proprio a Milano, in questo periodo. Ci vuoi raccontare come avete deciso di festeggiare questo compleanno? Beh, dopo 40 anni era necessario fare prima di tutto un restauro di tutti gli ET che sono stati realizzati per girare il film, e quindi è stato fatto proprio questo. E per festeggiare il 40esimo e appunto dare seguito a questo restauro è stata appena inaugurata una mostra a Milano, alla Cineteca Milano, al Museo Interattivo del Cinema. Il 6 novembre scorso abbiamo aperto le porte al pubblico, dove potranno vedere, oltre ad alcuni cimeli del film, comunque tutti gli ET restaurati e in più una nuova versione, una replica per far vedere appunto sì, quegli originali usati sul set, ma anche com'era ET, perché i reperti ovviamente con il tempo si sono deteriorati. Quindi, pur essendo stato un restauro conservativo per incapsulare questi materiali che si stavano sgretolando, abbiamo fatto una replica degli stampi originali, così nuovo di zecca. A proposito di E.T., abbiamo letto che era stato fatto un prototipo in Creta, ma l'E.T. che va in scena di che materiale era fatto? Allora, lattice, Lattice. la pelle di ET era lattice. Ecco. Schiuma di lattice, sì. Infatti. E poi abbiamo letto prima appunto che riuscissimo a collegarci con te di tutti i collegamenti, no? Anche soprattutto quelli facciali, ben 12 uomini dovevano. Allora, sono stati fatti diversi ET, sono stati fatti, è stata fatta un'animatronica, una meccatronica, che è la scienza che unisce la meccanica e l'elettronica. E quindi c'è uno scheletro intero, testa, braccia, corpo, e questo sì, a 85 punti di movimento, veniva operato dagli 8 ai 12 operatori, ecco, veniva mosso dagli 8 ai 12 operatori, tutti coordinati perfettamente dopo varie settimane di pratica, sotto ovviamente la supervisione di mio padre. Ecco, e quindi insomma un lavoro incredibile, detto così sembra semplice, ma immagino la complessità del tutto. Sul mondo di E.T. e su E.T. nello specifico, naturalmente, come in tutte quelle che diventano delle icone del cinema, sì, immagino ci sia un mondo del collezionismo incredibile. Quanti gadget esistono di E.T. e Ma. soprattutto, no? Sì, no, C'è, dico, ma ma non non abbiamo penso che idea. possano, non, anzi, forse è più semplice dire che cosa non è stato È stato fatto fatto di con ET, tutto, di infatti. tutto, dalle lenzuola agli asciugamani, ai libri, agli zaini, le magliette, i peluche, le penne, non so, So penso che che. non sia rimasto fuori nulla. Infatti. E so che esistono poi delle special edition, al di là di quelle della pellicola, quindi del film, anche di alcuni gadget. Quale? Io non so tu quanti ne hai, quanti potete averne voi di gadget legati ad E.T. Intanto, se ce n'è qualcuno particolarmente curioso, oppure qualcuno che è stato destinato al mercato americano e non a quello italiano, perché poi esiste anche questa distinzione. E spesso, insomma, non tutto arriva in Italia. Ma guarda, noi abbiamo una
penso una collezione discreta. Io seguo moltissimi gruppi sui social di fanatici di merchandise di E.T. Sono cose che io non ho mai visto. E quindi non lo so, veramente non lo so. Qualcosa che però avete dentro casa di particolare tra le cose che avete avuto modo di prendere o di acquistare? Ma io tra alcune cose a cui tengo particolarmente sicuramente è una coppia di lenzuola degli anni 80, quindi adesso è ormai vintage, anche con qualche strappo, e tutta stampata con le immagini di E.T. e l'astronave. Questa è la cosa a cui tengo di più, anche perché ero bambina, quindi dormivo in queste lenzuola e mi è rimasto, penso che sia il merchandise più riuscito, a cui tengo di più. Ma all'interno della mostra ci saranno anche questo tipo di gadget? C'è qualcosa, la Cineteca, il Museo della Cineteca non è grandissimo, quindi hanno preferito dare più spazio ai reperti originali, c'è qualche pezzo di memorabilia, ci sono molti video, ma sostanzialmente ci sono tutti i reperti restaurati. Ok, perfetto, quindi questo giusto per dirla a chi ci sta ascoltando, tra l'altro c'è un sistema di prenotazione che ho visto essere online. E la mostra, questo però me ne sono accorto io a mie spese perché stavo cercando di prenotarla per una mattina, in realtà è aperta solo il pomeriggio. Sì, la Cineteca è aperta solo il pomeriggio e se non sbaglio ci sono tre orari perché è una visita guidata con tutte le spiegazioni del caso, quindi da come nasce T, come l'hanno animato, come insomma anche alcuni aneddoti, e poi c'è il video del restauro. Quindi è molto interessante, insomma, per chi ama il cinema, soprattutto per chi ama il cinema, questa sì. è un bel evento. Da quando a quando durerà questa bella fino mostra? Fino al 29 gennaio. Quindi c'è un po' di tempo per potersela godere. Io ho avuto modo anche di parlare con Matteo Pavesi, che è il direttore della Cineteca appunto di Milano e che purtroppo non poteva intervenire oggi. Allora lui mi ha detto che per quello che riguarda questo titolo informativo per chi ci ascolta del pubblico che insomma è non vedente e ipovedente, al momento stanno lavorando per renderla il più accessibile possibile, comunque ci sono moltissimi video e quindi insomma per l'ascolto quello è, non c'è l'audio descrizione, però insomma si possono ascoltare, cioè molto sonoro, ecco, questo era probabilmente un dettaglio, poi essendo delle visite guidate come stavamo dicendo con Daniela, insomma è abbastanza semplice anche da seguire, non credo si possa toccare molto, forse niente, perché immagino ecco che questo purtroppo sia impossibile, però insomma potrebbe essere comunque un'esperienza interessante anche per chi ha disabilità visiva. Io ho una cosa di E.T. invece che non trovo più, ma che mi è rimasta così nel cuore, era l'album di figurine Panini di E.T. L'album delle figurine Panini di E.T. al quale mancava una figurina e io non ho mai trovato quella figurina e quindi adesso non so, mio padre che ogni tanto facevano, io c'ho dei genitori. Guarda, per guardare sui tanti siti che ci sono di collezionismo e magari qualcuno sì, si trova qualche figurina insomma da parte, magari se sei fortunata trovi proprio quella che manca. Questo è il mio mantra, cioè nella mia vita cercherò sempre questa figurina che poi in realtà appunto avendo poi tanti album, che era una cosa che è tornata molto di moda ma piuttosto vintage, perché noi bambini degli anni 80 non è che avessimo tutti questi videogame con i quali giocare, quindi certo. Le figurine erano proprio su qualsiasi cosa passasse, dalla televisione al cartone animato,
i film importanti come questo, c'era l'album di figurine che era proprio in assoluto qualcosa che bisognava avere, ed era molto divertente perché era fatto molto bene. Poi, tra l'altro, gli album di figurine Panini all'epoca erano veramente fatti in maniera meravigliosa. Quando ti uscivano fuori queste figurine ti sembrava di rivivere il film, e quella è una cosa. Sai per caso che numero ha la figurina? Non me lo ricordo, soprattutto devo ritrovare anche l'album, perché mio papà, ho molta ammirazione per quei figli che hanno dei genitori precisi ed ordinati, cosa che non è mio padre, che ci faceva, ci comprava tante cose, però poi arrivava una fase in cui se doveva disfarsi di qualcosa erano le cose nostre che davano fastidio, perché erano troppe, noi eravamo tre figlie femmine, quindi a turno spariva qualcosa. Una di queste erano questi album, che io sono certa che lui non avrà buttato, perché non butta nulla, ma chissà dove li ha messi, e saranno tutti insieme lì, io ancora me li ricordo. Dovrò avere il coraggio io di andare a vedere nella cantina di mio padre e di mia madre, che insomma non augurerei nemmeno ad E.T., perché veramente potrebbe uscire fuori E.T. da lì in qualsiasi momento, temo. E quindi vabbè, spero di trovarlo presto, però, perché a quello sono molto affezionata anche io, devo dire, perché poi un po', no? E.T. non c'è niente da fare, ti riporta a quegli anni 80, primi anni 80 dell'infanzia, un po' ti fa, ha questo miracolo di farti tornare indietro. È vero, è vero. Poi comunque ha delle tematiche ancora molto molto attuali, quindi vero. Penso che sia questo il motivo perché viene amato anche dalle nuove generazioni, perché ci si rispecchia, ci si ritrova. E poi senz'altro uno dei messaggi più importanti di E.T., da quella famosa frase telefono casa, è che per quanto si possa stare in un posto, poi alla fine, se uno ha una casa, ha voglia di tornare lì, no? Tutto sommato è un messaggio estremamente tenero quello di E.T., l'extraterrestre, che voleva veramente molto bene ad Elliot e a tutta la sua famiglia, però voleva tornarsene a casa anche lui, nel suo posto, no? Ciascuno ha un suo posto e va rispettato, e questo è il messaggio più grande che si poteva dare e si poteva trasmettere ad un pubblico come quello dei bambini di allora e di oggi, ma anche agli adulti, che insomma non sempre ce l'hanno ben chiaro questo concetto. E.T. è una storia appunto che veramente ha emozionato. Che effetto ti ha fatto vedere quel corto che lo scorso anno, forse 2 anni fa, è uscito, in cui E.T. tornava a visitare Elliot? Beh, penso che sia stato molto carino, anche perché io l'ho visto così di sorpresa, non ne sapevo nulla, e quando l'ho visto inizialmente ho pensato che era uno scherzo, perché solitamente si sanno queste cose, e invece poi penso che sia stato molto molto carino. La storia l'hanno azzeccata, insomma, anche se è stato uno spot, però sì. È stato carino. La fondazione di che cosa si occupa, Daniela? Vogliamo parlare anche delle altre iniziative di cui vi occupate? Sì. Allora, la fondazione è nata per conservare e preservare questo patrimonio. Si occupa di portare avanti e sviluppare nuovi progetti, molti di cui erano rimasti nel cassetto, e attirare comunque le nuove generazioni verso questa parte del cinema, no? Gli effetti speciali, che comunque sono, anche se sembrano reali, ma in realtà ci sono in quasi tutti i film. E stiamo lavorando su un progetto importante che riguarda appunto le nuove generazioni, con il metaverso. Sarà coinvolta sempre l'animatronica di E.T., quindi lo scheletro di E.T. animato. E così, perché dico sempre che va bene ricordare Carlo Rambaldi e farlo conoscere alle nuove generazioni, ma è altrettanto importante fare dei progetti che possano attirare i giovani verso questa bellissima arte. Mi sembrano tutte bellissime, bellissime notizie. Per seguire le attività della Fondazione Rambaldi c'è un sito, c'è qualcosa? Sì, c'è un sito www.fondazioneculturalecarlorambaldi.it, siamo sui social, Facebook e Instagram, e poi ultimamente stanno parlando di noi tanto anche telegiornali e tanti giornali, quindi non sarà difficile seguirci.
E allora, adesso che abbiamo dato tutte queste informazioni, non resta che insomma seguire le attività di questa fondazione e soprattutto andare anche alla mostra bellissima che è stata organizzata per questo compleanno a Milano, alla Cineteca di Milano. Fino a gennaio avete tempo, quindi non perdete l'occasione per riimmergervi totalmente nel mondo di E.T. l'extraterrestre. Il titolo della mostra è E.T. la mostra 1981. 82-2022 ed appunto è iniziata il 6 novembre e durerà fino al 31 di gennaio. C'è un sito, potete prenotare il biglietto online e appunto ci sono delle visite guidate come ci diceva giustamente Daniela. Io ringrazio Daniela Rambaldi per il tempo che ci ha dedicato e anche per aver È organizzato un questa bella mostra. Speriamo presto, no, di poterci riascoltare per parlare anche di tante altre iniziative. Grazie. piacere. Assolutamente, sono qua. A presto, Grazie ancora. buone cose, grazie.